ricomincia l'avventura del Casinò di Venezia Beach Soccer, con pagine nero-verde che per il terzo anno consecutivo partecipa alla Serie A Enel, massimo campionato italiano di calcio su spiaggia della Lega Nazionale Dilettanti e affiliato alla FIGC. La presentazione ufficiale della squadra e della stagione 2010 si è tenuta lo scorso 4 giugno nella sontuosa sede di Cave Vendramin Calergi, casa del Casinò di Venezia, anche quest'anno main sponsor dei Lagunari. Tante le novità, a cominciare dall'allenatore. Dopo 2 anni di buoni risultati, specie l'ultimo nel quale si è accarezzato il sogno della Pool Scudetto, per motivi personali Giampiero Collauto lascia la guida della squadra. Al suo posto Claudio Damiani, una decennale esperienza nelle squadre dilettantistiche della provincia e in alcuni dei principali settori giovanili come Venezia e Porto Summaga. Per Damiani, reduce da un inizio stagione al Valle d'Aosta in Serie D, si tratta del debutto assoluto nel beach soccer, una disciplina completamente diversa dal calcio a 11, e che il quarantenne tecnico del Lido sta studiando attraverso i DVD della scorsa stagione. Il gruppo veneziano si è dimostrato subito ben disposto a seguire i dettami del neo allenatore, voglioso di ben figurare in questa stagione che potrebbe consacrare il Casinò di Venezia beach soccer. Ma la concorrenza sarà agguerrita, a cominciare dalle Big Milano, Sabbia d'Oro e dalla possibile sorpresa Bibione al debutto, ma con un organico di prima fascia e decisa a conquistare il primo storico derby veneziano su spiaggia. L'unica cosa che posso dare inizialmente è la capacità di motivare il gruppo in maniera tale da iniziare subito col piede giusto. Poi, con l'ausilio dei collaboratori dei quali mi dà a disposizione la società, spero anche a livello tecnico di dare il mio contributo, perché io sono nuovo della disciplina che non ha molto a che vedere col calcio a 11 e quindi ho tanto da imparare anch'io. Quindi mi sto aggiornando, mi sto documentando, seguo adesso gli imminenti campionati d'Europa alla TV per potermi migliorare, perché questa è sempre stata la mia caratteristica. Iniziare con entusiasmo, documentandosi e soprattutto sapendo che c'è sempre qualcosa da imparare man mano che si va avanti. La squadra ha iniziato ad allenarsi il 31 maggio in vista della Coppa Italia e della prima tappa di campionato prevista tra il 25 e il 27 giugno a Lignano Sabbia d'Oro. Ma proprio sul tema delle strutture si è soffermato Michele Pitteri, presidente del sodalizio Nero Verde, che ha sottolineato la scarsa sensibilità delle istituzioni. Se gli sponsor continuano a credere nella società neroverde, a partire dal Casinò, Tata Fujitsu e Veneto Banca, ai quali si sono aggiunte nuove partnership con Brusato Trasporti, Campello Motors, Ali Laguna, Pizzeria da Pino e La Lotto in qualità di sponsor tecnico, latita il supporto delle amministrazioni locali, che non sono ancora riuscite a dare un campo d'allenamento alla squadra. Provvidenziale in tal senso l'intervento della Marina Militare, che ha confermato la concessione del campo del Lido in gestione al Pachuca. Dobbiamo ringraziare la Marina Militare e il Pachuca, che ci ha dato anche quest'anno il loro spazio di spiaggia per poterci allenare, e perché purtroppo le istituzioni sono sorde. Prima perché c'era un sindaco, adesso perché c'è quello nuovo, speriamo che quello nuovo ci creda, non solo per quanto riguarda la nostra società del Bissocia, ma per tutte le società che fanno sport qui in Venezia. E devono mettersi in testa che anche Venezia deve fare dello sport, come altre realtà nel Triveneto che io giro per campi e vedo che sono altre realtà. Sul fronte tecnico, confermata in blocco la rosa della passata stagione, la società ha deciso di puntare sulla venezianità dell'organico. Ad eccezione di Salvatore Miceli, che torna a vestire la maglia nero-verde dopo un anno sabbatico, e di Stefano Medaglia, entrambi calabresi, la rosa 2010 del Casinò di Venezia è composta interamente da giovani calciatori che militano nei principali campionati dilettantistici della provincia. Un gruppo unito che farà del collettivo la propria forza, confidando nel recupero di Alvise Toffolo, l'anno scorso miglior marcatore italiano con 15 reti nel girone nord, reduce da un infortunio al crociato che lo ha tenuto per mesi lontano dai campi di gioco. È un mese che ci sto lavorando, spero, adesso abbiamo la Coppa prossima settimana, spero di mettere minuti sulle gambe perché sono stato fermo tutto l'inverno. È un mese che lavoro duro sia in sabbia che in palestra e speriamo che la Coppa mi serva, insomma, per prendere un po' di dimestichezza con la rapidità e con il calcio, che
ho ancora un po' di dolore mentre quando calcio forte. È stata una bella esperienza, abbiamo continuato il lavoro fatto il primo anno, e abbiamo migliorato tanto il gruppo, abbiamo fatto un bel gruppo e poi la soddisfazione di far gol, insomma, di essere il miglior marcatore italiano è stata una bella soddisfazione. Tutto pronto per un'altra esaltante stagione sulla sabbia, da vivere intensamente seguendo il Casinò di Venezia Beach Soccer attraverso i media partner Telechiara, Venison TV e sul sito internet www.beachsoccervenezia.com.